Vediamo se ho ragione. Una passeggiata. Adesso ci penso io! L'apprendista di Layton colpisce ancora! Così dovrebbe andare. Ah, fantastico! Sì, penso che possa andare. Spero che il mio tesoruccio si trovi a suo agio. A proposito, è ora della pappa per il mio piccolino. Andrò al vagone ristorante. Fatto. Una passeggiata.
Mettiamo alla prova la mia teoria. Proprio come pensavo. Thank you.
Vediamo se ho ragione. Fin troppo facile. Ecco fatto! Fin troppo facile! Mettiamo alla prova la mia teoria. Un vero gentiluomo risolve ogni enigma. Non c'è niente di meglio di un viaggio in treno per rilassarsi. Sono assolutamente d'accordo. E il suo treno non ha pari al mondo, signor Beluga. Sa come mi chiamo? Certamente. Questo treno e il suo proprietario sono piuttosto famosi a Londra. Lei appare regolarmente sulle pagine di molti quotidiani. È sorprendente come sia riuscito a creare questa ferrovia a una così giovane età. Oh, lo pensa davvero?
Spiacente, buon uomo, ma non posso dire di conoscerla come lei conosce me. Mi chiamo Herschel Layton. Insegno archeologia, ma mi interesso di treni nel tempo libero. Ho sentito molto parlare di questo treno, così ho deciso di venire a vederlo con i miei occhi. Beh, ma che storia interessante! È un vero piacere fare la sua conoscenza, signor Layton, giusto? Oh cielo, si è fatto tardi, devo scappare. Si goda il viaggio. Adesso ci penso io! Una passeggiata! Così dovrebbe andare. Proprio come pensavo. Fatto. L'apprendista di Layton colpisce ancora!
Vediamo se ho ragione. L'apprendista di Layton colpisce ancora! Consideralo risolto. Un vero gentiluomo risolve ogni enigma. Mettiamo alla prova la mia teoria. Ah, fantastico!
Adesso ci penso io! L'apprendista di Layton colpisce ancora! Consideralo risolto. Proprio come pensavo. Adesso ci penso io! L'apprendista di Layton colpisce ancora! Thank you.
Così dovrebbe andare. Un vero gentiluomo risolve ogni enigma. Mettiamo alla prova la mia teoria. Ah, fantastico!
Vediamo se ho ragione. Una passeggiata. Mettiamo alla prova la mia teoria. Proprio come pensavo. Mi scusi. Sì? Ehi, ma sei tu! Già, avevo iniziato a sospettare che fossi tu a seguirci. Flora, che cosa ci fai qui? Mi dispiace, davvero. Mi dispiace, che non volevo rimanere di nuovo da sola. Professore, potremmo dover affrontare dei grossi pericoli. Ragione per cui dovrei stare molto attenta. Oh. Va bene? Oh, sì! Thank you.
Così dovrebbe andare. Proprio come pensavo.